Ehi, la Pokémonatici e bentornati a Pokémon versione bianca! Siamo ancora qui a Zefiroboli, città in cui soffia un vento d'eleganza. E più che altro siamo appena arrivati a Zefiroboli, al termine della scorsa parte. E c'è subito Komor che vuole dirci qualcosa. Dai, vieni! Così, senza buongiorno, buonasera, nulla di tutto questo, i convenevoli sono inutili, grazie Komor per l'educazione. Se prosegui sempre dritto arrivi a un centro Pokémon. Guarda, non si vede da qui assolutamente, grazie. Ah, una cosa per te. Tieni, vedi tu se ti può servire. E otteniamo una bacca stagna? Ok, grazie. Se fai tenere una bacca stagna a un Pokémon, si risveglierà subito se l'avversario lo farà addormentare. E visto che ci sono, ti do un consiglio. Il capo palestra di Zefiroboli usa Pokémon di tipo normale. Cerca di avere dei Pokémon di tipo lotta nella tua squadra. Mi manca giusto un livello. Mi sembra che Pignite impari subito mosse di tipo lotta appena evoluto. Spero. Spero, altrimenti che l'ho scelto a fare, Tepig. Comunque, devo fare degli acquisti e devo anche curare i Pokémon, quindi diamoci da fare. Allora, pozione. Ne prendiamo 4, perché come sapete dai miei scorsi let's play, non so se è una caratteristica che già conoscete della mia persona, ma io compro sempre strumenti con il numero tondo, tipo... non proprio sempre tondo, ma 3, 5, 10, robe del genere. Direi di prendere anche le super pozioni, ne prendiamo 9, così ne abbiamo 10. E poi tutta una caterva di strumenti che non userò tipo mai, tipo gli antidoti... No, gli antidoti magari sì. Gli antidoti e gli antiparalisi sono abbastanza utili. Le sveglie non tantissimo, dipende pure da che gioco e in che contesto devi andare a fare una lotta. In questo caso le sveglie mi servirebbero anche perché... perché mi servono, fidatevi, ci ha dato una bacca stagna Komor e ce l'ha data non a random, ma perché ci sarà più avanti molto utile, quindi lo scoprirete, se non l'avete ancora scoperto. Che poi dire lo scoprirete, un gioco che è uscito... 4 anni fa? Non ha molto senso dell'Arz sveglia? Non stai giocando a un'esclusiva appena uscita. Prendiamo anche gli antigelo. Questi non li useremo tipo mai. Ma ok. Fune di fuga. Direi che una può bastare e non ce l'abbiamo neanche. Ecco, mi risparmiavo questi 550. E quello che mi serve di più è un repellente. E io 350, 350, 700. Per due monete non ne posso prendere due. Rendiamoci conto. Però mi sa che posso vendere qualcosa, forse. Non so quanta... ho sbagliato a premere. Ancora! Piano, Dlarz, piano! Ok, vai giù, vendi... oh, vedi che ce la fai? Ok. Curaball, ne ho 3? E chi se ne frega? Vendiamole. Repellente, Ultra Ball. Abbiamo già una Ultra Ball? Bene. Difesa X, via. Scuroball, via. Velocità X, via. Ok, intanto te la scaricano al bagno. Fantastico, grazie per i rumori. Antigelo, beh, tutta roba che abbiamo comprato appena. Oh no, le MT già non si possono più vendere nella quinta gen, fantastico. Una delle cose che più apprezzavo era vendere le MT inutili, tipo lucidatura o... non lo so, MT che non usavo, insomma. Ora non lo posso fare più. Grazie, quinta generazione. Mi hai rovinato l'infanzia. In genere riuscivo sempre ad arrotondare i soldi perché compravo tanto ma vendevo anche tanto, tra cui vendevo le MT, che per MT che, di cui io non me ne facevo nulla, molte volte mi sganciavano anche 1000 monete. Nei casi proprio brutti, sfortunati, 500, alcune volte anche 1500 per MT che non avrei mai e poi mai usato. È cambiata la stagione, what? Ho iniziato che era primavera, adesso è estate, perché sono entrato in una casa. Bene. Più tardi vado in ospedale, vedo se quando esco fa un po' meno freddo. Perché in questo momento fa molto freddo. E io sono a maniche corte in questo momento. Sono proprio un genio. Prima di iniziare la parte ho anche starnutito. Ora, se io non ricordo male, qui c'era una casa utile. Da qualche parte qui nell'infinito. Forse tu? No. No! Vabbè, lui vende roba per le statistiche, tipo attacco X, velocità X, difesa X, queste robe qui. Ah, qui abbiamo già subito una cosa molto interessante. Così come allevantò... Perché? Perché mi viene così difficile ricordare i nomi delle città? Levantopoli. Avevo ragione, ok. Mi confondo con Ponentopoli. Così come a Levantopoli, in cui avevamo la Piano Girl e il Drum Man, ovvero l'uomo batteria e la ragazza pianoforte, qui abbiamo l'uomo con la fisarmonica. Sì, fisarmonica, ok, avevo ragione. E adesso abbiamo attivato anche il suono della fisarmonica dentro Zefiroboli. Qui dentro c'era il bar. Sì. Però mi sembra che non ci sia nulla di troppo utile. Qui si può entrare?
non si può entrare. C'era una casa utile in cui ti davano uno strumento a seconda dello starter che avevi preso. E poi mi dovete spiegare perché non è possibile passare qui. No, voglio veramente saperlo, perché? Non ha senso. E dov'è questa dannata casa? Forse questa? No, mi sa di no. Sì, va bene, ok, grazie, ciao. Perché, perché? Ogni persona mi deve dire le sue cose, anche se non mi interessano. Dove diamine era quella casa? Comunque le porte tipo così, non ci si può entrare dentro. Ora l'ho imparato, grazie. Oh, che bei trofei, che sono no, sono tipo colonne, tipo quelle colonne, ok. Mi chiamo Akacha e faccio la designer di mobili. Ah, mobili, grazie. Mi serviva il termine. Infatti, sì, tutti questi mobili in disordine sembra l'inizio di una super base segreta. Guardate come l'avevano confermata la OM Confirmed già da qui. Ispirazione per disegnare un mobile fantastico da sogno, ma purtroppo non ci riesco. Ti dispiace se me lo porto a casa? Mi piace molto. No, immagino di no. Ok! Cosa ci rimane da visitare qui? Inoltre si può anche salire sulle scale e entrare al piano di sopra, ma si può fare anche da qui. Mi sa che lui aggiunge la chitarra. Perfetto, ho trovato tutti gli uomini strumento. Credo proprio di sì. Sono tutti, no? Ora, io non mi ricordo dove diamine è la ragazza che ci dà gli strumentini. Forse è lei. Ah, ecco qui, è lei. Non è Snivy, no. No! Piano, Tepig, ok, sì. Aha, ok. Otteniamo Carbonella. Good. Incredibile la quantità di fail che faccio solamente per selezionare cose con A e B. E mi lamentavo in Pokémon X e Y perché con il pad non ero capace, con i pattini non ero capace, ma anche con le frecce non è che me la cavo così tanto. Fantastico. Ok, la squadra è curata. Diamo la Carbonella a Tepig. Carbonella. Dov'è? Non credo sia qui. Qui. Ok, dai. Prego, Useless, a te. E andiamo verso la palestra. Palestra di Zefiropoli, capo palestra Aloe, una mamma nata. Wow. N! Qual buon vento ti porta qui? Magari questa volta puoi parlare un po' più lento. No. Vorrei davvero vedere quello che sfugge agli occhi degli altri. La verità sui Pokémon nelle Pokéball, l'ideale di un allenatore. È un futuro in cui i Pokémon possano essere veramente liberi. Lo desideri anche tu, vero? Non ho capito neanche cosa hai detto, però dico di sì. Bene. Io e i miei amici allora metteremo alla prova la forza dei tuoi desideri. Parlo molto velocemente. Così veloce che non riesco a leggere bene. E parte la sfida di N, allenatore, per la seconda volta. E ci manda in campo P-Dub, il che è fantastico, perché io sto lidando, se non sbaglio, con Stripe. Ottimo. Per chi non lo sapesse, magari per chi si è perso le parti precedenti, Stripe è il primo, anzi la prima, scusami, faccio... Dopo un anno e mezzo che ho il canale, continuo a fare questi errori. È la prima vera membra del mio team. E andiamo con un bello Ondashock, che dovrebbe shottarlo. E invece no. Perché io non mi sto mai zitto. E me le gufo da solo le cose. Ok. Vabbè che è livello 12, livello 13, insomma. Vai, un altro Ondashock e ciao ciao P-Dub. Bam. Good night, sweet prince. 220 punti. Prossima scelta, Timpole. Timpole, se non sbaglio, non è ancora di tipo terra, come lo dovrebbe essere Sismitoad, quindi Onda Shock dovrebbe buttarlo... Sì, ok. Già il fatto che va è un buon segno. È solo di tipo acqua, Timpole, allora. Perfetto. Quanto è carino! Guardatelo! Oddio, mi ha fatto male, però. Così non sei più carino, però. Crepa! Livello 13, fantastico. Prossima scelta, Timber! Allora, Timber. Io direi di... lasciare Stripe e cambiarla subito, così guadagna un po' di esperienza. Mettiamo Useless, che sta per evolversi in un Pignite. Ovviamente Stripe ha la priorità, essendo lei l'unico vero membro del mio team per adesso.
però Useless sta per evolversi e mi sarebbe molto utile contro la capopalestra. Ora lui ha usato pazienza, il che mi fa abbastanza paura, ma se io vado con un nitro carica più carbonella, più lo stab, penso di riuscire a oh cavolo. Non ce la farò mai. No. Col cavolo. Però sono più veloce, sì, ma adesso lui libera energia, che cavolo. Se mando Stripe me lo butta giù, mandiamo su Yosun. Uffa, però. Vabbè che comunque credo che non me l'avrebbe mandato giù, Useless. Con pazienza. Oh, porca miseria. Vabbè, sacrifico su Yosun giusto per non fargli guadagnare i punti esperienza. Non voglio che si dividano per tre. Colpo gasso, stavo per dire, fantastico. Colpo basso e ciao ciao. Ok, bene, fantastico. Vai, Useless, prego. Finisci il lavoro. Per ora ha perso il più uno in velocità. La cosa mi dà abbastanza fastidio. Ma riusciamo ad attaccare per primi lo stesso. Boom! Dovrebbe bastare. E invece no. Perché non mi sto mai zitto? Foca l'energia. Oh. Vabbè, adesso sono comunque ancora più veloce, quindi lo colpisco per primo. E dovrei salire a livello 17. Ma ora che l'ho detto, non ci salirò. Ok, sconfitto anche Timbur e boosta la velocità per 2. Oramai però non ci serve più. Ti prego, sali. Ok, livello 17. Punti esperienza di Stripe, 119, e non sale però. Peccato. Il futuro è ancora imperscrutabile. Il destino del mondo non ho finito di leggere. Abbiamo riguadagnato 1300 monete. E il momento che Useless si evolva in Pignite, che rimarrà comunque Useless. Mi dispiace. Ora ci sarà almeno un po' più utile. Sberle tese, fantastico. Avremo più possibilità contro Aloe. Io direi di metterla. Prima di tutto fammi vedere un po' sberle tese. 1500. Però colpire da 2 a 5 volte di fila. Il che vuol dire che con 3 colpi potrei buttare giù già i primi Pokémon di Aloe. I primi Pokémon, mi sembra che ne abbia 2 a malapena, quindi... Comunque dai, ce la potrei fare con questa mossa. La metto al posto di... Colpo coda potrebbe servire. Quindi direi al posto di azione. Azione e mettiamo sberle tese. Fantastico. I miei amici, non abbiamo ancora la forza necessaria per salvare tutti i Pokémon. Cambiare il mondo richiede uno sforzo di cui non siamo ancora capaci. Ho bisogno di più forza. Di una forza indiscutibile che convinca tutti. Enne, stai calmo. So perfettamente dove trovare tale forza. È la stessa che ha accompagnato l'eroe che ha fondato Unima. Il Pokémon leggendario Reshiram. Io sarò il nuovo eroe. E tu? No, è il tuo migliore amico. Il mio. Ah, il suo. Scusa. È che mi sento tanto solo. Che cosa orribile. Ok, abbiamo sconfitto N. Io direi che la palestra proprio non la facciamo in questa parte. Ma direi che non è ancora arrivato neanche il momento di fermarci. Infatti adesso, se il tempo mi basta... Non vorrei fare partite esageratamente lunghe... Direi di, a parte curare i Pokémon, curami donna, muoviti! E andare un attimino sul percorso qui a fianco. Ovviamente non lo esploreremo tutto, perché adesso non è il momento. Ma direi di metterci alla ricerca di Pokémon che potrebbero servirci. Se ce la facciamo. Forza, 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 forza. Qui c'è un allenatore, dammit. Vai. Scusa. Siamo già nel bosco girandola comunque. Ah, ok, non sei un'allenatrice. Spaccaroccia! Mossa di tipo lotta. Vedete come hanno pensato bene a tutto? Credo che Spaccaroccia potrebbe essere anche più utile di sberle tese, sì? Abbassa anche la difesa. Oddio. Potevo anche evitare di prendere Tepig all'inizio, allora. Però chi l'avrei data Spaccaroccia? Forse alla scimmietta. Per il bosco girandola hai abbastanza antidoti? Fantastico. Proprio come aiutare il giocatore medio a giocare a nero e bianco. Ma tu sei un'allenatrice? No. Tu sei un'allenatrice che cura anche i Pokémon, il che è fantastico. Aspetta. Ah, ok. Lei ci sfiderà solamente se le parliamo, il che è ottimo, perché come ho già detto, vi cura. Noemi infermiera, che ci manda Munna! Prego, Stripe. Livello 15, il che ti darà parecchia esperienza se la sconfiggi.
E tu la sconfiggerai, vero? Onda shock. Dai. Metà vita almeno, dai, metà vita. No. Non posso pretendere troppo. Esclusiva! Onda shock di nuovo. Vita gialla, vita gialla. Sì! Sì, coraggio. E qui dobbiamo iniziare a stare attenti. Aia. Aia! Oddio, così tanto? Porca miseria, ma che diamine sei? Che razza di mostro impossibile sei? Non poteva starsi buono e usare esclusiva, altre cose del genere. Non usare psicora... Ora me lo butta giù. Me la butta giù. No, 2 PS, però sono confuso! Vabbè, ho capito, lasciamo stare. Lasciamo veramente stare. Ah, ovviamente credo che tra questa parte e la prossima, fuori parte ovviamente, ora psicoraggio mi devasta. Perché psicoraggio è pericoloso, mi può devastare il team al completo. Comunque dicevo, tra questa parte e la prossima dovrei allenare il team per la sfida contro Aloe. Quindi è probabile che li vedrete tutti quanti tipo al 18, potrei portarli tutti e tre al 18. Se non tutti e quattro! Ten ten ten! Potrebbe avvicinarsi l'arrivo del quarto Pokémon. E d'ora in poi credo che tutti i Pokémon che prenderò saranno ufficiali del team, perché, a parte i due iniziali che mi servivano, non ho più da prendere Pokémon di riserva. Comunque mi curerà la squadra, finalmente. Curami, donna di passaggio! Grazie. Sì, grazie. E possiamo andare anche da questa parte a prendere questo etere. Qui si possono trovare anche gli Odino. Il che è ottimo, perché così mi allenerò al 18, credo proprio che farò così. Al 18 se non al 20, potrei anche arrivare al 20 volendo, non lo so. Ci devo pensare, dipende anche dal tempo che ho. Allora, Cottonino non è proprio l'avversaria ideale. Parassiseme, ecco, inizia subito proprio a dare fastidio. Mi hai Lich Seed dato! Onda Shock gli toglierà tipo pochissimo. Voglio vedere se è fattibile. Non è fattibile, fantastico. No, perché la metà di quello che l'elevo lo recupera. Ho capito. Aspetta, forse attacco rapido, però vediamo quanto gli riesce a fare. Devo proporzionare a Lich Seed e vedere se... oddio, insomma. Insomma, non è che proprio è molto immediata la cosa, eh? Sì, così non finirò... No, ragazzi, no. No. No, non si può proprio fare, no? No. Useless, prego! Faccia lei, signor Useless! Lascio tutto nelle sue mani! Molto, molto grosse le sue mani, lascio tutto nelle sue grosse mani. È un po' ingrassato dal livello scorso a questo, lo trovo un po' più... paffutello. E ovviamente un colpo basta, perché è super efficace. Useless. È super efficace. Prossima scelta, Petilil. Quindi io direi di mettere di nuovo Stripe e fare il cambio tattico. E cambiamo di nuovo. Vai, Useless, prego! Mi prude un orecchio. Così, a random. Comunque, se non sbaglio, Cottonì e Petilil sono altri due Pokémon di cui uno si trova in una versione e uno in un'altra? Vero? Sì, mi sembra proprio di sì. Quindi, così come Breviary e Mandibuzz, e anche... quali sono gli altri Pokémon? Reuniclus e Gotitel, anche si trovano uno in una versione e uno in un'altra. E poi a parte sì, questi qui non mi vengono in mente altri. Comunque abbiamo sconfitto Saretta. Torna a fare i compiti, Saretta. Qui c'è un altro bambino, però prima andiamo a prenderci questa Pokéball. Prego. Grazie infinite. E direi di sconfiggere questo bambino per mettere il gran finale alla parte.
c'ho almeno questi primi allenatori. Perché comunque in quest'erba ci dovrò stare per allenare la squadra. E poi, se non li sconfiggo adesso, li dovrei sconfiggere fuori parte. Voglio farveli vedere, voglio farveli vedere. Oh, rock and roll, proprio della serie. Non puoi usare Stripe, assolutamente no. Perché o ti mandiamo Pokémon su cui non sei molto efficace, o ti mandiamo Pokémon sulla quale non puoi neanche proprio attaccare. Non puoi proprio sperare di colpire un cavolo. E poi con una mossa terra me la butta giù, quindi evitiamo. Vabbè che è anche useless, quindi cosa parlo? Però vabbè, useless è già un'altra cosa. Aia. Aia. Proviamo questo sberletese, prego, che poi una sberla con quel braccione di Vignite, immagino. Ovviamente colpi inflitti 2. Già lascia molto a desiderare l'avvio di questa nuova tecnica. Se già mi parti così, ho molte aspettative positive per la palestra. Ma davvero, eh? Stripe a livello 14. E abbiamo sconfitto anche Ginetto. Ginetto, wow. Mi ritengo molto fortunato ad avere il nome che ho. E tipo... Ma ti pareva? Io lo stavo pensando nella mia testa. Adesso esce il Pokémon selvatico. Boom! È uscito all'ultimo quadratino d'erba. Impeccabile. Impeccabile. Adesso io sapete che faccio? Sono masochista, lo combatto. Lo combatto perché sono proprio morto di esperienza. La voglio tutta. Bramo l'esperienza. Almeno nella parte iniziale del gioco. Ok, e me ne ha dato anche abbastanza, quindi buono. Curami, curami! Ok, e io direi che anche per questa parte possiamo fermarci qui. Nella prossima troverete la squadra allenata e probabilmente troverete anche il nuovo membro del team, quindi vi consiglio di vedere la prossima parte. Intanto lasciate un bel like a questa, un commento, e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Noi ci vediamo alla prossima, e bye bye!